Lavoratori forestali senza stipendio da mesi e questo è il tema d'apertura della nostra conversazione con Donato Pica, consigliere eh, regionale. Ecco c'è stata un'audizione e i forestali hanno avuto modo di manifestare il proprio disappunto. Purtroppo è una vicenda predatata, nel senso che eh, ormai da alcuni anni stiamo dibattendo la possibilità di mantenere i livelli occupazionali per gli operai idraulico forestali che, soprattutto nelle piccole comunità e nelle aree interne, rappresentano un punto nodale, essenziale anche del contesto sociale ed economico eh, locale. Eh, già nel 2011 si è chiuso l'esercizio con una serie di difficoltà e di ritardi nella messa a disposizione delle somme occorrenti. Per la verità, eh, mancano ancora dei residui che il Governo regionale eh, si è impegnato a erogare, ma fino a questo momento ciò non è accaduto. Per il 2012 siamo in una fase completamente emergenziale, in quanto. Eh, le disposizioni non vengono applicate eh, stentano a trovare riscontro nell'esecutivo regionale in una regione, voglio ricordare, che da circa un anno è priva dell'assessore all'agricoltura, che è un ruolo importantissimo in un segmento vitale, essenziale per eh, il nostro territorio e comunque eh, con la finanziaria del 2012 noi avevamo indicato al Presidente Caldoro una strada precisa, la richiesta al governo nazionale di utilizzare in quota parte i fondi FAS, perché qui non si tratta di spese correnti ma di spese di investimento in quanto noi andiamo ad attuare dei progetti di manutenzione straordinaria, di tutela delle Ricordiamo appunto i forestali in Campania sono circa 5000 e svolgono, svolgono un'importante ruolo per quanto riguarda la tutela del territorio. Non soltanto difesa suolo. Eh, prevenzione ma anche protezione civile nel momento in cui come già sta per accadere noi dobbiamo eh, affrontare l'emergenza ingenti che già negli anni passati ha provocato danni eh, gravissimi quindi eh, in una regione che eh, ha forte impatto ambientale e che eh, risente di un dissesto idrogeologico a volte devastante noi non possiamo privarci dei pochi strumenti che abbiamo a disposizione per intervenire e per svolgere appunto azioni di prevenzione, per cui la forestazione, la difesa delle montagne, delle comunità montane, ecco sono Obiettivi che la Regione Campania dovrebbe riconoscere come prioritari, eh, non illudendo nessuno, perché sicuramente vanno apportate delle modifiche. Noi abbiamo dato un contributo essenziale in prima e in ottava commissione ed è il nostro testo in sostanza che poi ha formato, fatto da battistrada, e quindi noi siamo oggi nelle condizioni di poter approvare il nuovo testo di riforma delle comunità montane con nuove funzioni, nuove competenze anche per quanto riguarda l'associazionismo dei servizi pubblici essenziali. Ovviamente questo non è sufficiente perché occorrono comunque le risorse. Ora secondo notizie degli ultimi giorni eh, il Governo nazionale si appresterebbe a darla questa autorizzazione per utilizzare una quota a parte dei fondi fasse. Se ciò è vero, ma aspettiamo confermi ufficiali, abbiamo sicuramente compiuto un passo in avanti che non basta perché bisogna fare in modo anche che questo famoso tavolo di concertazione a livello regionale istituito sempre con la finanziaria del 2012 sia sì, operativo sino a questo momento si è riunito un paio di volte non mi pare che abbia concluso granché lo stesso piano antincendi per quanto annunciato ancora non è stato definito, quindi siamo in una fase estremamente delicata e quindi la mobilitazione degli enti montani, dei sindaci ecco c'è preoccupazione anche tra i sindaci dei sindacati è importante perché noi dobbiamo assolutamente Smuovere questo deficit di attenzione da parte del governo regionale e chiedere e ottenere dei provvedimenti conseguenziali. Io mi auguro che questa mattina, nel corso del dibattito, la presenza di alcuni consiglieri di maggioranza possa essere come dire, un segnale importante per contribuire a risolvere questo grave stato di crisi. Sentiamo ora l'opinione di Gennaro Oliviere, presidente del gruppo dei socialisti europei, del gruppo regionale. Forestali senza stipendio, si avvicina la stagione degli incendi, c'è allarme e malcontento anche tra i sindaci. L'ultima riunione che facemmo come capigruppo insieme al Presidente Caldori io gli dissi che era utile revocare quella parte della finanziaria che di fatto toglieva alle comunità montane eh, di fatto il compito del piano della forestazione. Eh, adesso siamo in una situazione di vacanza legislativa in cui le comunità montane di fatto non hanno competenze e non hanno neanche i soldi e la Regione che, ha, che si è assunta la competenza con questa famosa cabina di regia non fa il suo dovere. Perché, eh, no, no fino a questo momento, un piano regionale della forestazione non c'è. Ciò appare particolarmente no. grave. Io di solito in politica uno chiude la porta quando ne apre un'altra, qua invece chiudono la porta e alla finché capo i muri. Questo è purtroppo il riformismo a cui ci abitua questa amministrazione regionale. Speriamo che eh, venga eh, rinsavisca. E questi guasti che vengono commessi a volte con una fretta vengono ripanati e ripianati, anche perché la responsabilità è del Presidente della Giunta regionale, ora che dovrà fare l'ordinanza dell'emergenza incendi. Quindi il problema dei fuochi in questa regione e del Presidente della Regione, se non riattiva il rapporto con le comunità montane eh, che hanno sempre avuto competenze in questa materia, io penso che il Caldoro sia seduto su un bel focolare, eh, un bel fuoco ardente. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortesa attenzione. Tacquino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.